Buonasera e ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Continuiamo un po' sull'onda lunga di quelle che sono state le suggestioni anche di Alan Friedman nella precedente puntata, tornando a parlare di governo, di politica, ma da un punto di vista giuridico, che poi è anche ciò che contraddistingue le fonti. E lo facciamo grazie ad un avvocato professionista che però in questo caso è anche autore del libro che presenteremo quest'oggi. Innanzitutto fatemi ringraziare e salutare l'avvocato Angelo Lucarella per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Allora, oggi parliamo di questo libro, L'inedito politico costituzionale del contratto di governo, edito da Aracne Editrice, uscito veramente da pochissimo. Un libro in cui, avvocato Lucarella, lei cerca di ricostruire tutte quelle dinamiche giuridiche collegate poi ovviamente alla nostra Costituzione, che resta sempre il testo chiave, di quello che è stato un inedito, appunto, capiremo se e quanto lo è rispetto al proprio la nostra politica. Oggi parto subito però con l'attualità. L'inedito politico di questo contratto di governo adesso però è già cambiato un passato. Po', è già quasi passato, però potrebbe riproporsi. Lei come la vede? Io parto da un dato. Ed è quello sostanzialmente letterale che si può cogliere dalla lettura del contratto di governo, cioè le forze politiche che hanno sottoscritto questo atto del tutto negoziale hanno ispirato lo stesso rapporto su una lunga durata, cioè per tutta la legislatura che stiamo vivendo. Il dato letterale però chiaramente non è confortato da quello sostanziale, nel senso che con la crisi di governo avvenuta nell'agosto del 2019, Lega e Movimento 5 Stelle hanno determinato sostanzialmente la caduta del primo governo Conte. Ecco come forma e sostanza non riescono più a stare insieme, ed è il motivo per il quale probabilmente, per fortuna o per sfortuna, questo libro è uscito all'indomani della caduta del governo stesso. Dico per fortuna o per sfortuna perché se fosse stato pubblicato durante il governo del professor Giuseppe Conte, sostenuto dalle due forze politiche Lega e 5 Stelle, chissà quale sarebbe stato poi il format di comunicazione, di divulgazione al quale avrei potuto contribuire con il mio lavoro e con quello che ho scritto, con ciò che ho scritto. Dopo la caduta del governo Conte diventa un po' più difficile far sposare ai lettori, ma soprattutto alla moltitudine di coloro che possono avere interesse a questo tipo di problematiche, di tematiche, che il contratto di governo invece è ancora attuale. È attuale non solo per un dato letterale che c'è per l'appunto in quel contratto per il cambiamento del paese, ma quanto perché fa parte di una storia politica, giuridica del nostro paese che è davvero stata inaspettata, e quindi per questo l'ho chiamato inedito politico costituzionale, benché non si tratti in realtà di una legge, quindi di afferenza del tutto alla nostra carta costituzionale, però di fatto ne diventa il presupposto per un'azione di governo che invece trova legittimazione proprio nella nostra carta costituzionale. Infatti è particolarmente interessante e anche fruibile il lavoro dell'avvocato Lucarella in tal senso. Mi piace l'idea di partire un po' dalle domande che lei stesso si pone all'interno del prologo e che trovano poi sviluppo e risposta all'interno del libro. Ad esempio, lei si chiede all'inizio quale lato pende l'ago della bilancia all'interno del potere esecutivo, quale peso giuridico, e in parte è stato già detto, avrebbe il contratto di governo sottoscritto tra Lega e 5 Stelle. Siamo davvero appunto di fronte ad un inedito politico per gli italiani. Ecco, soprattutto rispetto alla questione della separazione dei poteri, che è un tema
cruciale. Che cosa possiamo svelare, ma invitando sempre alla lettura del libro, su questo aspetto in particolare? Più che svelare, mi permetta di fare un inciso. Io mi sono prodigato a scrivere questo libro sostanzialmente perché è frutto di un'analisi giuridica, per quanto fosse alla mia portata o non alla mia portata, legata a raccontare cosa è accaduto, anche perché in realtà era un terreno vergine nel momento storico in cui è stato fatto e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo di vita della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Detto questo, dove va a essere più importante la bilancia tra Lega e 5 Stelle o tra potere legislativo e potere esecutivo? Perché sono due domande, l'una legata all'altra in via complementare. La risposta non è facile e figuriamoci se posso io permettermi di dare una soluzione, ma l'evidenza dei fatti qual è stata? È stata la caduta del governo. Sì. Quindi in questa logica il contratto di governo, per quanto atto formale, ne è diventata la sostanza di quella bottiglia, di quell'involucro, di tutto quell'aspetto contenutistico a cui l'azione di governo doveva ispirarsi. Io dico nel libro che è stata un'arma di condizionamento violento in termini di gioco parlamentare e di potere tra l'esecutivo e il legislativo. Perché questo? Perché con molta probabilità un atto formale sottoscritto da rappresentanti delle due forze politiche in quel momento maggioritarie in seno parlamentare ha di fatto creato un cortocircuito, quantomeno formalmente parlando, poi nella realtà dei fatti possono saperlo solo coloro che vivono le segrete stanze dei palazzi per l'appunto del potere. Ha creato un cortocircuito, uno per quanto riguarda la base. Non a caso il Movimento 5 Stelle usa molto spesso chiedere il supporto alla piattaforma Rousseau. E in questo libro, ripeto, nella dimensione più fruibile possibile, sperando di aver fatto una cosa attendibile da un punto di vista anche della comunità scientifica che potrebbe sicuramente criticare costruttivamente o non costruttivamente, però il dato storico è questo: Movimento 5 Stelle e Lega si sono confrontati, approcciati a un'azione di governo con un fare del tutto inedito. Assolutamente. E non sappiamo ancora quali riflessi possa nascondere questo atto. Qualcuno direbbe, facendo una citazione un po' più pop, lo scopriremo solo vivendo. Ma tornando qui, proprio anche la questione della piattaforma Rousseau e di quanto questo contratto di governo debba anche considerare gli statuti proprio di Lega e Movimento 5 Stelle. E infatti lei fa anche un'analisi rispetto a questi testi, diciamo, di base e poi alla loro convergenza all'interno del contratto. Se non ho capito male, la riflessione sulla quale dobbiamo condurre il racconto di quello che è il lavoro che ho svolto con questo libro, l'associazione Rousseau ha un ruolo fondamentale, ma ha un ruolo fondamentale tanto quanto i relativi statuti di Movimento 5 Stelle, che fa riferimento al capo politico Luigi Di Maio, e il Movimento 5 Stelle, che fa parte a Beppe Grillo. Questo è un altro Sono due questioni letteralmente diverse. Perché dico questo? Se noi analizziamo lo statuto del Movimento 5 Stelle, che è stato utilizzato per dare vita e quindi è il presupposto per la legittimazione di Luigi Di Maio alla sottoscrizione di quel contratto per il cambiamento del paese, ci accorgiamo che proprio quello statuto legittima l'esistenza del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che per quanto possa essere semplicemente un marchio, ma i marchi sono marchi e legittimano hanno anche il loro peso. Esattamente, legittimano coloro che ne detengono i diritti a parlare e quindi in una certa dinamica politica a creare degli effetti o costruttivi o distruttivi talvolta,
io in questo caso non mi permetto di andare oltre perché avrei poi delle, come dire, potrei parlare di questioni politiche che non mi attengono in questo momento. Dico solamente una cosa, che ci sono diversi aspetti interessanti e positivi da questa esperienza, non di governo, ma di incontro e di approccio tra forze politiche contrapposte, e ci sono anche dei lati molto molto difficili, soprattutto dal punto di vista giuridico, da inquadrare. E in queste dinamiche è molto difficile capire realmente quella famosa bilancia del potere. Come si, io vorrei utilizzare un termine che forse è poco corretto televisivamente, ma come influenza anche il decisum elettorale. Allora. Non all'inizio, ma cioè durante. Non a caso il voto europeo delle scorse elezioni europee è frutto di particolari interazioni politiche. E vediamo come si stanno anche evolvendo le alleanze invece adesso a livello locale, per cui le ripercussioni insomma sono veramente molteplici ed è particolarmente liquida, come direbbe Bauman, questa situazione. Un altro tema importante e interrogativo che lei si pone nell'introduzione e che poi è oggetto di approfondimento riguarda proprio il fatto di essere all'interno di una terza repubblica o, mi piace molto questa citazione, di una semplice relazione politicamente romantica, quella dell'attuale governo del nostro paese, che come titolava il celebre romanzo di Milan Kundera, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, perdonate il riferimento, rischia di diventare insostenibile a causa di una genetica leggerezza dell'essere. Ecco, spieghiamo di più ai nostri telespettatori questo passaggio. Certamente non sono io la persona, il professionista adatto a spiegare la grandezza di Milan Kundera. Cioè. Però mi è piaciuto moltissimo utilizzare questa frase, che è titolo di un suo celebre libro. Perché? Perché nel contratto di governo questa leggerezza si coglie tutta, ma non all'occhio del giurista, all'occhio del semplice lettore. Do uno spunto anche ai telespettatori che magari possono essere interessati alla lettura del mio libro, un elemento su tutti. Il contratto di governo si basa su un articolo di legge che è stato abrogato dopo neanche 2 mesi di governo. Stiamo parlando dell'articolo 65 della famosa legge sulla privacy, legge del 2003, numero 196. Che sta a significare questo? Che strutturare un contratto per il governo del paese, che sostanzialmente rappresenta un accordo politico, è qualcosa che deve essere fatta in maniera seria. Ecco, io non so se sono la persona, ripeto, che può essere preposta a dire se quel contratto è stato fatto in maniera leggera da un punto di vista di intenzioni o da un punto di vista giuridico. Certamente c'è un dato storico e c'è un dato normativo, che quel contratto, che poggiava su una norma speciale, non poggia più a tutt'oggi, e non poggiava più durante l'azione di governo su quel presupposto fondamentale di interesse pubblico che riguardava per l'appunto quell'articolo 65. Insomma, veda un po' lei o insieme o con i telespettatori quali possono essere i riflessi che questo può aver portato, soprattutto in termini di rapporto civilistico tra le due forze politiche. Infatti, molto molto sottile la questione, perché si inseriscono dei giochi forza incredibili. Se pensiamo un attimo a due elementi, Lega Nord e Movimento 5 Stelle, che ormai se qualcuno dice Lega Nord possono bacchettarla, perché ormai il Nord è stato tolto proprio come... Sì, d'accordo, questo però è un fatto politico, parlo da un punto di vista giuridico, che poi in effetti è il riflesso politico, o è vero il contrario, cioè la politica partorisce il diritto, o è vero il contrario, cioè il diritto partorisce la politica dell'oggi. E da dove nasce il diritto non scritto che
a sua volta fa partorire la scelta politica per determinare quello scritto. E sembra un cane che si morde la coda, ma in realtà la questione è molto più affascinante di quella che posso raccontare io oggi o nel libro. No. La questione afferisce alla scelta degli elettori, cioè quanto gli italiani sono consapevoli del momento storico che stiamo vivendo. Ecco, questa è una questione che secondo me non può essere sottovalutata, soprattutto per chi opera nel diritto. Non è un caso che lei risulti come coautore anche di un testo precedente relativo alla legge elettorale, che è un altro grandissimo tema che potremmo anche affrontare a latere, perché poi adesso si discuterà, non magari nell'immediato, ma già ovviamente se ne parla delle diverse possibilità. Riguardo al tema sempre costituzionale, c'è proprio un capitolo, il sesto, in cui lei tratta proprio della possibile relazione dell'articolo 49 della Costituzione italiana rispetto appunto a questo contratto. Ecco, possiamo sviscerarlo un po' di più? L'avrei voluto fare meglio forse nel libro, ma mi sono dovuto trattenere perché la questione sarebbe andata poi a terminare per forza di cose su un aspetto politico. Mi sono dovuto frenare tanto, okay. E cercherò di farlo anche oggi. Va bene. Però la domanda è interessante ed è davvero intrigante. Tanto quanto la ricerca di una risposta seria e attendibile da parte magari di un professionista, sì, del mondo giuridico, però che non vuole minimamente essere autocelebrativo. Cosa voglio dire? Noi abbiamo la nostra Carta Costituzionale, i primi 12 articoli, che sono i cosiddetti principi fondamentali, ai quali è molto difficile dare un allontanamento rispetto alle dinamiche politiche. Cioè, la politica deve tener fede anche nella vita reale dell'azione, del fare, deve avere come riferimento questi primi 12 articoli e avere come riferimento rispetto a questi 12 articoli il mandato elettorale. Quel contratto di governo rispetta il mandato elettorale o lo inficia? Questo è anche un tema che si sta dibattendo anche rispetto anche alla costituzione dell'attuale nuova alleanza del governo cosiddetto giallorosso. Ecco, non a caso non hanno fatto più il contratto. Non hanno ripetuto l'esperienza del contratto. Perché? Perché secondo me si sono resi conto che un contratto è davvero quella bottiglia che al suo interno, avendo un'acqua, deve essere sicura di non essere intaccata da agenti esterni. Ecco che la forma è anche sostanza, talvolta. Quindi la nostra esperienza costituzionale ci insegna che l'accordo politico deve essere quanto più legato all'attuabilità del programma e non all'attuabilità di una convenzione politica. Lo so che posso essere leggermente... No, però è un passaggio... questo fa sì che la nostra Costituzione si possa rendere viva tutti i giorni. Aver fatto un contratto probabilmente ha escluso tutte quelle variabili che durante l'azione di governo o durante la estrinsecazione del mandato elettorale del parlamentare deve essere libero, incondizionato. Allora, questo gioco sull'articolo 49 è molto particolare perché se noi lo leggiamo in maniera analitica, l'articolo 49 parla della libertà legata ai cittadini, cioè della possibilità di associarsi in partiti. E su questo c'è un elemento strutturale del contratto che viene a mancare. Cioè Lega e 5 Stelle non sono formalmente la famosa bottiglia dell'acqua, sì. Non sono formalmente partiti. Sì, infatti. Sono associazioni non riconosciute dal nostro. Mi sono spiegato, quindi sì. Non so se ho reso l'idea o l'ho resa anche ai telespettatori. Ecco che qui quell'articolo 49, per quanto possa essere davvero punto di riferimento per le forze politiche e le associazioni che vogliono fare politica, quindi come faro, come ancora di salvataggio e di democraticità interna, si rende, dico io, poco attuale
attuabile nella vigente condizione del nostro ordinamento, perché non abbiamo una legislazione puntuale sui partiti, cosa che invece dal punto di vista comunitario è stata prevista con un regolamento, se non ricordo male, del 2014, e che è stato modificato o comunque nuovamente approvato con la nella seduta di aprile 2019, se non vado errato. Per cui l'Italia pecca da un punto di vista di regolamentazione puntuale, salvo lo spazzacorrotti che è stato approvato a inizio gennaio, ma questo, la parte dello spazzacorrotti è relativa al finanziamento illecito di partiti. Punto di domanda: come si fa a disciplinare un fatto illecito che sostanzialmente può non essere applicabile perché manca la natura sostanziale? Ecco, in questa politico. Dinamica io non mi sento di andare oltre, perché poi saremmo in dinamiche politiche che vorrei evitare. Certo, per rimanere super partes, ma è evidente che con queste domande, che qualcuno potrebbe giudicare retoriche, ma che in realtà avrebbero anche un ulteriore esito e sviluppo, ce la possiamo dare anche noi un po' una risposta. Beh, mi perdoni se rubo un ulteriore secondo per aggiungere un'altra cosa. In realtà la giurisprudenza italiana, che talvolta è molto più avveduta del legislatore, già dal 2014 ha identificato i parametri per qualificare quelle associazioni che hanno natura politica e partitica. Lo dice già dal 2014. Il problema è che dal 2014 sino ad oggi, guarda caso è stata in concomitanza con il regolamento comunitario sui partiti, c'è un gap di quasi 5 anni che non fa altro che alimentare false speranze per i cittadini che nutrono quindi fiducia in chi votano, ma che non ha una effettiva, non poggia su effettivi pilastri giuridici. Ragione per cui rischiamo davvero un cortocircuito sulla materia. E non a caso il contratto di governo, da una parte, può essere stata la roccia su cui fondare l'esecutivo giallo-verde dell'epoca, ma al tempo stesso, alla prima frizione o viceversa, o contrariamente terremoto serio politico, è venuto a sgretolarsi. Infatti è questo particolarmente proprio interessante e vivace nel pensare ai vincoli entro cui appunto queste due forze politiche si sono mossi fino a un certo punto e che poi insomma siano venute a mancare, e giustamente vedere come in una nuova tipologia di alleanza si sia deciso di evitare questo contratto, anche se poi ovviamente alcuni temi fondamentali, proposte siano rimaste, ma con una forma. Ma è evidente diversa. Che la scelta del nuovo accordo poggia su un qualcosa di molto più aleatorio rispetto al contratto di governo, che già di per sé, leggendone il contenuto, era molto aleatorio di per sé. Uno su tutti, un esempio su tutti in materia di tax, di imposte, cioè di sistema tributario, stiamo parlando davvero di 4 righe legate alla intenzione di modificare il sistema processuale, che è la fonte, non a caso le fonti, mi permetto di fare una piccola chiosa in battuta, non a caso il sistema tributario è forse l'anello di congiunzione principale che lega quella famosa fedeltà dei cittadini italiani alla Repubblica. È questa la sostanza, quanto questo gioco di potere rafforza la fedeltà, la fiducia nelle istituzioni. Il tema è questo. Che è un tema che si rinnova. Assolutamente, e che poi insomma sappiamo tutte le questioni anche legate alle proposte per contrastare l'evasione fiscale, piuttosto la flat tax, tutto questo ambito sia stato poi anche quello di maggior attrito anche tra le forze politiche, e che resta comunque sempre però ancora per il momento aleatorio, poco le dico, le specifico solo un'altra piccola, un altro piccolo aneddoto che è molto, molto carino da raccontare. Nel contratto di governo si parla di rafforzamento della leadership europea,
Ciò che invece durante il primo governo Conte è stato palesato contrariamente dalle due forze politiche. Quante volte abbiamo sentito parlare di anti-europeismo? E poi anche di rapporti che in concreto sono stati particolarmente tesi. L'accordo politico è nettamente in controtendenza. Assolutamente, ma infatti sarebbe bello fare una sorta di fact-checking su tutti i punti del contratto di governo, verificare quanti siano stati portati avanti e quanti no. Tra l'altro avvieremo anche un progetto con Pagella Politica che si occupa di fact-checking e potremmo fare anche insomma una puntata con questa triangolazione particolare e vedere invece ad oggi che cosa c'è. Perdoni l'utilizzo sul piatto anche con questo nuovo governo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma l'idea è comunque di proseguire su queste tematiche vedendo anche poi che tipo di riscontri ancora potremo vedere e gli scenari che si possono venire nuovamente a creare. Io ringrazio nuovamente l'avvocato Lucarella per essere stato qui con noi. Grazie a lei e a voi. Vi ricordo appunto l'inedito politico costituzionale del contratto di governo edito da Aracne Editrice. Ecco, lo state nuovamente vedendo. Io ringrazio nuovamente i nostri telespettatori per averci seguito e non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione delle Fonti TV. Buona serata.